Dottoressa, io convengo con lei se è fondamentale che dobbiamo realizzare una rete di competenze e di esperti, ma proprio perché ci sono competenze diverse, chi ne ha competenza si studia la teoria delle reti, ma noi medici, ci lasci approfondire altri argomenti. Guardi, francamente proprio non penso che stiamo cogliendo il fulcro del problema. Questa cosa delle reti, ma noi nella nostra attività quotidiana ci lavoriamo con la rete, noi facciamo il centro, bisogno c'è di studiare. Direi che questo argomento potremmo approfondirlo nel prossimo video. Tuttavia, dato che abbiamo tempo e la giornata è lunga, volevo proporvi un altro punto ancora più interessante. Sempre dalle linee guida del gruppo di pilotaggio nazionale abbiamo altri riferimenti. Ecco, si parla qui della un modello particolare che si chiama Proceed, che è una metodologia di progettazione degli interventi molto interessante. È sperimentata nel mondo, Stati Uniti naturalmente, e ci sono diverse realtà che la utilizzano soprattutto in campo sanitario. Ecco. E praticamente cosa va a fare questa progettazione? Allora, questa modalità porta a cercare i fattori sia individuali che ambientali, quindi generali, e per quanto riguarda le regole del comune o della società intorno alle, che condizionano quel comportamento che produce la malattia e quindi, dopo la diagnosi sociale epidemiologica, i comportamenti, i fattori, quei comportamenti, la gerarchia dei comportamenti principali e meno, l'analisi di quali interventi è importante e sono fattibili fare in quella realtà socio-economica, socio-ambientale, e quindi possono essere vari fattori, e quindi direi che dobbiamo cercare anche indicatori importanti su quali fare paragoni. Dottore, poche parole, forse. Ma io sono perfettamente d'accordo con lei, indubbiamente il PROSEED è un metodo di progettazione e gestione di interventi della popolazione estremamente interessante, oltre a, si può anche definire un protocollo terapeutico diagnostico che invece di agire sugli individui agisce sulla comunità, va bene, ma siccome qui non credo ci siano proprio le competenze adeguate, credo non sia la sede adatta per approfondire questo tipo di discorso. Grazie. La figura del medico di sport sta diventando centrale, questo si dà la promozione della salute. Allora, cosa si può fare, perché noi l'importante, quello che noi dobbiamo chiarire è che l'attività fisica deve essere durata, che si deve durare. Scusi, un attimo, cioè io vorrei ribadire che l'Istituto Superiore della Sanità ha approvato quest'altro metodo che è il DM. Sì. E quindi come procedere con il proceed senza valutare prima quali dei due sia più adatto, no? Stiamo facendo una progettazione partecipata o no? Sì, scusi, certo. Ma io non vorrei dare delle incompetenze, però noi già nei nostri metodi sul campo utilizziamo dei metodi provati, studiati negli Stati Uniti, che si basano sulle life skills, sui counselor, sui gruppi di discussione. Ma cosa vogliamo fare? Reinventare la ruota? Rimetterci a rifare tutti i progetti da capo? Lei, io non veramente non riesco a capire, mi aiuti, tenga questo corpo, per favore. Allora, intanto chiediamo qualche concetto base. Allora, e life skills, il focus group, sì, tutte quelle cose, certo, ma quei procedimenti e quelle attuazioni servono solo per lavorare su un unico fattore di rischio individuale, che in questo caso è lo stile di vita. Il PROSEED invece dà una chiara visione di tutta l'immagine nel complesso, con una sistematicità veramente interessante. E quando finiamo l'incontro stasera, Massimo, domani mattina vi mando le mail con tutti gli allegati, vi lasciamo aggiornati perché c'è molto da studiare e da approfondire per la riuscita del nostro pilotaggio regionale che coinvolge tutti.
ma la bella presentazione, ma guarda, ognuno studia che è la sua, e poi che stiamo a fare qua? Ma scusi, no? Lei, voglio dire, questo progetto di
facendo sì che la gente si sentisse veramente partecipe di questo, lo ci credesse nel progetto, lo mantenesse nel tempo e il progetto diventasse sostenibile con mantenimento e autofinanziabile. Quindi non dimentichiamoci questo che è fondamentale. Io non scomoderei addirittura le antiche. Ancora? L'attività turistica va bene. Ma le faccio un esempio. Gli antibiotici, noi li abbiamo messi in commercio una volta stabilito che fossero benefici. Ma cosa facciamo con ogni paziente? Andiamo a controllare gli effetti che ha avuto sul paziente. E lo stesso dobbiamo fare con l'attività fisica. Lei ride, ma noi abbiamo la relazione con il paziente, quotidiana. Ha detto una scrivania, è facile parlare. Non c'è, ti ricordi? Anche perché se arrechiamo danno noi andiamo di qua. Caro dottore, allora, innanzitutto, probabilmente noi dietro una scrivania abbiamo una visione leggermente più ampia della vostra, direi. Questo discorso degli antibiotici non sta né in terra né in cielo, perché se noi promuoviamo l'attività fisica, la gente vive meglio, probabilmente ricorre anche di meno agli antibiotici, ne abusa anche di meno, e le sa benissimo che gli antibiotici sono anche pieni di effetti collaterali. Inoltre, non ci faccia credere, per favore, perché veramente a questo punto mi viene da ridere, che lei segue ogni singolo paziente finché morte non vi separi, perché non ci crede nessuno. Assolutamente nessuno. Come non può essere sicuro, non possiamo essere sicuri, che un non fumatore non si ammali mai di cancro ai polmoni, ci può anche essere che una persona sottoposta ad attività fisica non ne tragga il massimo dei benefici, ma questo non significa che noi medici, in quanto abbiamo una responsabilità di fronte all'intera umanità, dobbiamo promuovere stili di vita salutari, perché la gente deve vivere meglio, si deve ammalare di meno. Questa è responsabilità. Ma è ovvio che quelle cose vanno adattate, gli schemi vanno adattati, ma ci sono delle persone che hanno magari 20 anni di competenze sul campo e degli strumenti semplici per sul momento adattare un progetto pensato negli Stati Uniti a San Paolo Pascoli. Ma lo conosco benissimo San Paolo Pascoli. Altrimenti qua, di che cosa stiamo parlando se continuiamo a studiare? Ci sono gli strumenti tecnici per adattare un progetto pensato in grande a una situazione piccola. Siamo qua apposta. Voglio dire, ma stiamo parlando di pezzi di bulloni. Perché è un crimine promuovere l'attività fisica senza che sia stabilita l'intensità e la durata. È acqua fresca, è medicina intanto al braccio. Ma dottore! Lei ha misurato cosa fa camminare? Ma misurare cosa? La stoffa del tuo camice? Ma cosa sta dicendo, dottore? Dottore, è un crimine lasciare che le persone si ammalino e non utilizzare gli strumenti adeguati per prevenire le malattie. Questo è un crimine! Ma è meglio spenderli dopo i soldi? Veramente questo non era quello che intendevo io per progettazione partecipata.